più veloce e dinamico del ping pong, il TTX, la variante di table tennis nata con le Olimpiadi di Rio, ha conquistato anche la capitale con il primo Ping Pong Festival. Centinaia di tavoli hanno pacificamente invaso i fori imperiali. Una location di incredibile bellezza che ha coniugato sport, inclusione e eguaglianza sociale, divertimento ma anche beneficenza. È lo sport che abbiamo giocato tutti da ragazzino e la Federazione Mondiale ha scelto l'Italia per l'evento europeo. E quindi Roma, in questa splendida cornice, abbiamo avuto migliaia e migliaia di partecipanti, tante personalità, attori che si stanno cimentando nel torneo Celebrity, e metteremo all'asta due tavoli da ping pong che sono stati decorati da artisti di strada, quindi, perché questa iniziativa è abbinata anche alla Fondazione di Città della Speranza, che si occupa dell'oncologia a livello pediatrico. Verrà esportato in altre, in tante piazze d'Italia. Il ping pong è ancora più inclusivo, accessibile, aperto a tutti, ne è a dimostrazione anche la giornata di oggi. Di moltissimi romani, famiglie, ma anche molti turisti e passanti si sono fermati da stamattina fino adesso, ancora continua, soddisfatti di aver creduto in questa manifestazione. Negli ultimi 3 anni sono numerosi gli eventi internazionali che ci siamo aggiudicati. Il prossimo fine settimana avremo l'internazionale di golf, dal 10 al 13 a Loggiata, davvero un appuntamento imperdibile. E poi altri eventi, tra cui domenica 13 a Piazza Navona, Atletica Insieme con la Mamma Run dalla mattina fino alla sera. Uno strumento per stare insieme, uno strumento per scoprire le bellezze della nostra città, uno strumento per tenersi in forma e chissà, magari anche per scoprire qualche futuro campione di domani. E quindi credo che sia importante il sostegno economico che la Regione ha dato e speriamo che anche questa nuova disciplina sportiva del TTX possa avere la stessa fortuna che ha avuto il padel rispetto al tennis. Tante le star d'eccezione d'atleti che si sono cimentati nelle diverse sfide ai tavoli, perché al richiamo che sta di passato infanzia, spensieratezza e semplicità di due racchette ed una pallina che rimbalza, il cuore ringiovanisce e l'anima si rallegra.